Allora, si compone di due parti, una sezione strategica e una sezione operativa. La parte della sezione operativa ha l'obiettivo di far confluire all'interno del gruppo una serie di strumenti di programmazione settoriale che l'ente è obbligato a definire in base a diverse disposizioni normative. In particolare, questa sezione si concentra sui principali strumenti che tradizionalmente integrano la programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che già in precedenza erano allegati a quello che era la relazione pluriennale. Il fatto di farli confluire all'interno del DUP, pertanto, ha un duplice significato. Da una parte si ribadisce ulteriormente l'importanza e la centralità del DUP quale strumento di programmazione dell'ente e presupposto per la definizione del bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione. Dall'altra, invece, ridurre almeno sulla carta il numero dei documenti di programmazione che l'ente deve approvare, facendone confluire una parte rilevante nel DUP. Presupposto chiaramente di questa semplificazione è che tutti i documenti programmatori di tipo operativo entrino nella struttura del DUP, ma sappiamo bene che questa semplificazione oggi è rimasta sulla carta. E infatti proprio lo strumento del programma delle opere pubbliche e il programma anche dei fabbisogni del personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali trovano ancora la loro specifica regolamentazione nella normativa di settore che già li disciplinava. A tali norme, infatti, non sono state apposte modifiche o abrogazioni, se non come vedremo, per il piano delle opere pubbliche, c'è stata una modifica, che è inerente alla novella e al nuovo, codice appalti introdotto dal decreto legislativo 50. E dicevamo che però non c'è stata una riorganizzazione della materia finalizzata a rendere il quadro normativo di settore coerente con i principi dell'armonizzazione, come tutti oggi sappiamo, delineati dal decreto legislativo 118-2011 e dai principi contabili. Ne consegue che, soprattutto per il programma delle opere pubbliche, ci troviamo di fronte a norme di settore che prevedono procedure, schemi e tempistiche che non collimano con quanto richiesto per il DUP. Si tratta quindi di un problema rilevante che richiede modifiche normative che suggeriscono l'intervento del legislatore. A oggi comunque ritengo opportuno e vi suggerisco che tali strumenti seguano le regole, gli schemi e le tempistiche che avete sempre usato, cioè quelli definiti dalla normativa di settore, avendo cura di far confluire i relativi documenti corredati dal richiamo ai loro provvedimenti di approvazione nella parte seconda del DUP, oppure nella nota di aggiornamento, che poi vedremo, che accompagnerà l'approvazione definitiva del nostro bilancio di previsione 2017. 19. Pertanto, in questa sede vi rappresento e vi descrivo un po' quello che è il programma delle opere pubbliche nell'ambito del principio contabile applicato della programmazione in merito alla parte seconda della sezione operativa del DUP. Ora, per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche e i suoi aggiornamenti annuali, questi devono essere contenuti nella parte seconda della sezione operativa. Si tratta dei lavori da realizzare nel primo anno del triennio, compresi nell'elenco annuale che costituisce chiaramente il documento di previsione per gli investimenti nei lavori pubblici e la loro fonte di finanziamento. Quindi il programma delle opere pubbliche deve indicare le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi da realizzare delle opere e del loro collaudo, la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza sia di cassa al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Nella sezione dedicata alla programmazione delle opere pubbliche, mi raccomando, si dovrà fare necessariamente riferimento al fondo pluriennale vincolato come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è accertata l'entrata. Ai fini della programmazione delle opere pubbliche si ritiene comunque necessario definire il piano seguendo le indicazioni fornite dal decreto legislativo 50/2016 e dagli schemi ministeriali vigenti che sono ancora quelli di cui al DM 24/10/2014, avendo quindi cura di allegare tale programma delle opere pubbliche e quindi il piano definitivamente adottato al DUP e quindi mi raccomando non andrà allegato al bilancio di previsione ma al DUP. Veniamo adesso alla fase dell'approvazione, che è quello che più ci interessa in questa lezione, e agli obblighi di pubblicazione. Sappiamo che prima della riforma del codice appalti, quindi veniamo nel caso della riforma legislativo che prima ho citato, il 50/2016, era prevista l'esposizione dello schema di programma e i suoi aggiornamenti entro il 30 settembre, che andava adottati entro il 15 ottobre dall'organo competente, il cosiddetto articolo 13, il comma 3 del DPR 207/2010. Inoltre era prevista, badate bene, la pubblicazione dello schema di programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante ai sensi del vecchio articolo 128, comma secondo, del decreto legislativo 163/2006. Inoltre era prevista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano entro il bilancio di previsione di cui costituiva parte integrante, articolo 128,1 del decreto legislativo 163/2006, articolo 13, primo comma del DPR 207/2010 e il DM 24/10/2014. Infine era prevista la pubblicazione del programma triennale dell'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e Province Autonome, di cui al decreto ministeriale 2001 numero 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Veniamo adesso invece alle nuove procedure. Io qui vi ho fornito uno schema che state visualizzando. Alle nuove procedure a seguito della norma recata dal codice appalti. È prevista infatti oggi l'adozione di un nuovo programma attenzionale degli acquisti di beni e servizi, dopo vedrete vi ho fornito uno schema di riferimento, e del programma triennale dei lavori pubblici, nonché aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori, ecco qui l'armonizzazione, in coerenza col bilancio di previsione, ecco l'articolo 21 novellato quindi del decreto legislativo 50/2016. È prevista inoltre la pubblicazione sul profilo committente sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i siti utilizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29,4 e questo è il comma 7 dell'articolo 21. Ancora è previsto, come vi dicevo, l'inserimento del piano nella sezione operativa del DUP che va approvato entro il 31 luglio con aggiornamento. E poi studieremo questo termine entro il 15 novembre, unitamente allo schema di delibera di bilancio approvato in giunta ai sensi dell'articolo 170 del TUEL. Infine, è prevista l'approvazione del piano del DUP, chiaramente da parte del Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, quindi è atto che presuppone e che precede, quindi.
rispetto al bilancio di previsione con cui chiaramente è logicamente concatenato e armonizzato da un punto di vista contabile. Da quanto abbiamo esposto in questo schema, ne consegue quindi che viene meno l'obbligo di approvare, badate bene, lo schema di programma e di aggiornamento entro il 30 settembre di ogni anno, con adozione entro il 15 ottobre. Oggi il piano è predisposto prima, entro il 31 luglio, salvi i suoi aggiornamenti entro il 15 novembre nell'ambito del DUP. Viene meno l'obbligo di pubblicità previsto dal vecchio articolo 128 del decreto legislativo 163, pubblicazione dello schema di programma nei 60 giorni precedenti l'approvazione. Il programma deve essere predisposto dalla Giunta entro il 31 luglio, quindi come allegato al DUP e non come allegato al bilancio di previsione. Il Consiglio Comunale deve comunque approvare il piano nel DUP chiaramente prima del bilancio di previsione, in quanto resta una competenza specifica ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, ve lo ricordo brevemente, programmi e relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani urbanistici e territoriali, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi, pareri da rendere per dette materie. Quindi questa è la competenza del Consiglio Comunale. Può ritenersi ancora vigente l'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 6 del DM 24/10/2014, in quanto coerente con l'articolo 21,7 del nuovo decreto legislativo e quindi del nuovo codice. Del programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti, quindi è previsto l'obbligo di pubblicazione ancora entro 30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e Province Autonome e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolto attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al comma citato in precedenza. Quindi, dicevamo, quindi le schede che venivano pubblicate sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi questo è il procedimento di approvazione e questi sono gli obblighi di pubblicazione. Veniamo adesso, prima di esaminare i singoli schemi di delibera che vi forniremo, veniamo ad esaminare alcuni quesiti che hanno interessato in questi ultimi mesi, quindi questioni operative, problematiche applicative, afferenti proprio l'obbligatorietà o meno della presentazione. Una prima questione, infatti, ha riguardato il fatto se sia obbligatoria o no la presentazione della nota di aggiornamento da parte del Comune. E un chiarimento in tal senso, e ci conviene in questa sede segnalarlo, è pervenuto dall'Arconet, che relativamente all'armonizzazione contabile ha precisato che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto non può essere presentata se diciamo, non ci sono delle condizioni che vanno verificate, cioè il DUP è stato già approvato in quanto chiaramente, come abbiamo detto, il DUP rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio e non sono intervenute modifiche da rendere necessario il suo aggiornamento. Quindi, se gli indirizzi strategici sono stati approvati già nella sede di approvazione del DUP al 31 luglio e non sono intervenute modifiche sostanziali, è chiaro che non ho un obbligo di aggiornamento al 15 novembre, poi vedremo lo slittamento e la perentorietà o meno di questo termine di aggiornamento. Da ciò si deduce che l'obbligo di presentare la nota di aggiornamento interviene solo quando si verificano delle variazioni al DUP significative e elenchiamo quali sono.
Se riguardano variazioni appunto che riguardano gli obiettivi strategici operativi dell'amministrazione, gli strumenti di programmazione strategica dell'ente, quindi vario il programma triennale delle opere pubbliche, vario il programma triennale del fabbisogno del personale perché devo mettere dei posti a concorso, o vario il programma degli acquisti di beni e servizi dei lavori pubblici. Allora in questi casi è chiaro che io vado a modificare il DUP. O ancora, chiaramente, se cambia il contenuto contabile finanziario del DUP rappresentato nella sezione operativa, perché è chiaro che questo avrà effetti sulla costruzione del bilancio di previsione 2017-19. Ultima variazione essenziale riguarda le partecipate dell'ente, la gestione dei servizi a domanda individuale e gli equilibri di bilancio. È chiaro che in questi casi, se c'è una variazione agli equilibri di bilancio, cambiano i servizi a domanda individuale o le partecipate dell'ente, si tratta di elementi essenziali del DUP che, se subiscono variazioni, o comporteranno l'obbligo di predisporre la nota di aggiornamento. Ricordiamo inoltre che in queste settimane tutti gli enti, tutti i comuni stanno lavorando al nuovo bilancio di previsione 2017-2019 perché l'obbligo di approvazione è slittato al 31 marzo. Per cui lo schema che doveva essere presentato entro il 15 novembre, o diverso termine fissato nel regolamento di contabilità, da molti comuni non è stato ancora adottato. È chiaro che se gli aspetti contabili del nuovo bilancio in preparazione differiscono dal DUP 2017-2019, che la Giunta ha presentato entro il 31 luglio, anche qui si renderà necessaria ancora ora la presentazione della nota di aggiornamento. Veniamo alle modalità di redazione, perché un secondo quesito ricorrente concerne il modo in cui operativamente deve essere redatta la nota di aggiornamento. In particolare ci si chiede se debba essere predisposta sulla falsariga di una variazione del bilancio, nella quale vengono prese in considerazione e quindi trovano rappresentazione le sole voci del bilancio che subiscono la variazione. In tal senso, la nota di aggiornamento, l'ho visto fare in alcuni comuni, consisterebbe in un documento che ricomprende le sole sezioni e parti del DUP precedentemente approvato che presentano delle variazioni essenziali, quelle che prima abbiamo elencato, dando conto delle variazioni medesime, che verrebbero dunque a sostituire e integrare le parti originarie. Una diversa interpretazione vorrebbe invece che la nota di aggiornamento consista in un nuovo DUP vero e proprio, redatto ex novo e quindi completo di tutte le sue parti, quindi un nuovo DUP che si sostituisce a quello adottato il 31 luglio, in cui troverebbero collocazione anche chiaramente le nuove variazioni e le integrazioni che sono state effettuate rispetto al DUP approvato in vigore. In questo caso si suggerisce, questo suggerimento in linea con quanto ha detto anche Arconet, perché se presentato lo schema di aggiornamento al DUP si configura come schema di DUP definitivo, per cui conviene predisporlo secondo i principi previsti dall'allegato 4.1 al decreto legislativo 118-2011 con un vero e proprio nuovo testo di DUP. Veniamo ai tempi di presentazione, quindi questo termine ci si è chiesto in questi mesi per la nota di aggiornamento, un termine perentorio, un termine sollecitatorio, decadenziale, insomma, a questo termine sono stati attribuiti connotati più disparati. In realtà, la versione originaria dell'articolo 174 del TUEL, così come introdotta dal decreto legislativo 118-2011, prevedeva la scadenza del 15 novembre. L'articolo 9 bis del decreto legge 113-2016, che è convertito nella legge 160-2016, ha demandato al regolamento di contabilità interno all'ente il termine di presentazione in consiglio dello schema di bilancio di previsione del documento unico di programmazione. Quindi attenzione a modificare il vostro regolamento di contabilità. E quindi lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio sono presentati entro il 15 novembre secondo le modalità del regolamento dell'ente, ma è chiaro che il regolamento potrebbe indicare una data diversa dal 15 novembre, eventualmente scorrevole, in considerazione dei rinvii all'approvazione del bilancio di previsione decisi dal Ministero. E quindi
Se gli enti non hanno adeguato il regolamento di contabilità, dovrebbero presentare lo schema di bilancio e la nota di aggiornamento entro il 15 novembre, cosa che oggi ha una logica distorta rispetto all'obbligo di approvazione del bilancio, che non è più entro il 31 dicembre, ma è stato rinviato al 31 marzo. Per cui gli enti che non hanno mutato il regolamento di contabilità, è chiaro che potranno, conoscendo lo slittamento, approvare il DUP entro il termine di approvazione del bilancio. È chiaro che il DUP dovrà riflettere i contenuti del bilancio di previsione 2017-2019, per cui ciò che si suggerisce è la contestualità di approvazione dello schema di DUP definitivo con lo schema di bilancio di previsione. E quindi a prescindere dal momento della presentazione dei due documenti, 15 novembre o termine definito dal regolamento di contabilità dell'ente, la presentazione dello schema del bilancio di previsione della nota di aggiornamento dovrà essere contestuale. Ciò discende appunto dallo stretto rapporto che lega i due documenti. I nuovi contenuti contabili del bilancio di previsione, infatti, dovranno trovare riferimento già nella nota di aggiornamento. Peraltro il bilancio di previsione dovrà discendere dal documento unico di programmazione e quindi la modifica o integrazione di un documento implicherà anche la modifica e integrazione dell'altro e quindi inevitabile vi suggerisco la contestualità. Veniamo inoltre a un altro quesito molto interessante che riguarda la relazione dell'organo di revisione. Perché nella versione originaria dell'articolo 174 lo schema di bilancio di previsione di documento unico di programmazione adottati dalla Giunta per la presentazione al Consiglio dovevano essere corredati, badate bene, dal parere dell'organo di revisione. Anche qui è intervenuta una interpretazione della norma, in quanto si chiedeva se lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, contestualmente al parere del revisore. Ora, il citato articolo 9 bis della legge di conversione del decreto legge 113-2016 ha abrogato quest'obbligo, pertanto la nota di aggiornamento del DUP e lo schema di bilancio di previsione vengono adottati dalla Giunta senza l'obbligo dell'accompagnamento di un parere o di una relazione da parte dei revisori. Tale relazione, invece, chiaramente dovrà, attenzione, accompagnare i documenti quando perverranno al Consiglio per l'approvazione finale. Per quanto riguarda, ultimo, nota interessante, l'approvazione da parte del Consiglio, è chiaro che lo schema che adotterete dovrà necessariamente passare all'approvazione da parte del Consiglio. È chiaro quindi che nel caso in cui, come vi suggerisco, e salva diversa disposizione del vostro regolamento di contabilità, procederete a un'approvazione contestuale, questi saranno approvati nell'ambito del medesimo ordine del giorno. Veniamo adesso a terminare gli schemi di delibera che vi ho fornito in linea con quanto ci siamo detti. Suggerisco una delibera, se non già adottata nel vostro ente, di individuazione del responsabile del programma dei lavori pubblici, quindi uno schema che vada a individuare chi è la persona che deve predisporli. Ancora, uno schema di programma biennale dei lavori pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 21 commentato in questa sede, e che richiama ancora il vecchio decreto del Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014, che approvava gli schemi tipo. E quindi, come sapete, tale programma dovrà essere predisposto in linea con l'allegato 4.1 del decreto legislativo 118 e quindi con i principi dell'armonizzazione contabile. Qui al comma 3 ho suggerito di depositarlo presso la sede per 60 giorni consecutivi, ma come sapete questo obbligo oggi potrebbe anche essere ridotto a 30 giorni. Ancora vi ho fornito, e questo è molto importante, uno schema, se non l'avete ancora adottato, di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018, quindi biennale. Per, vedete,
beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, che prevede appunto una programmazione obbligatoria anche per beni e servizi. Questa è appunto è la nuova novità. Infine, vi ho fornito un'approvazione del documento unico di programmazione da sottoporre al Consiglio Comunale, qualora vi sia stato l'aggiornamento dopo il 31 luglio. Quindi qui vi suggerisco di aggiornare il DUP, che è stato approvato chiaramente con delibera il 31 luglio, approvando il documento unico di programmazione. Quindi, come dicevamo prima, come nuovo documento definito che riprende tutto il contenuto del precedente DUP con sezioni e elementi programmatori previsti e che introduce anche le nuove variazioni, che siano al programma delle opere pubbliche, al fabbisogno del personale, al programma di valorizzazione e quant'altro. Ecco quindi gli schemi forniti.